Ministro, una persona come me, che ha l'atrofia muscolare spinale, non è nelle priorità vaccinali. E non lo dico per me, che sono una privilegiata, lo dico per i tanti malati che sono là fuori e vivono da un anno nella paura e nella segregazione. Per questo, Ministro, noi di Italia Viva abbiamo insistito perché nella risoluzione di maggioranza sia previsto un impegno specifico su questo. Chiediamo di assicurare un ordine di priorità sulla base di criteri nazionali omogenei e idonei a garantire la precedenza a tutte le categorie di fragili e ai loro caregiver. Vedete, colleghi, le persone fragili sono capaci di prove di straordinaria resilienza. Io credo che quest'anno sia stato dimostrato a tutti quanto è grande questa capacità. Ma non si può e non si deve chiedere loro di adattarsi a scelte illogiche, discriminatorie, in ultima analisi eticamente inaccettabili. La politica, se è tale, non può consentirlo. Grazie.